Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video recensione più applicazione degli ombretti Becca, non tutti ovviamente. Ho ricreato questo look sugli occhi con questa palette. Questa palette è una palette che trovate da Sephora, è molto bella, ha l'unica pecca che non ha un ombretto matte, ma sono tutti colori shimmer glitterati. Questa è l'unica pecca, perché i colori sono molto scriventi, pigmentati, fanno zero fallout, perché vabbè, io adesso non ho fatto la base perché ho solo voluto fare gli occhi con la palette e l'ho già provata ad usare, i colori sono resistenti, quindi durano. E cosa dire, io vi lascerò sotto qua nell'info box il prezzo intero della palette, perché io l'ho pagato col 30% più 15%, quindi un 45% di sconto da Sephora. E niente, cosa dire, qua su YouTube ne parlano veramente poco, cioè o meglio ne parlano poco le youtubers italiane, anzi ho visto solo una persona parlare di questa palette e sono una youtubers, quindi volevo farvi sapere anche la mia. Il pack è molto bello, molto fine, ricrea come il ghiaccio su una base oro, è molto 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 bella. E cosa dire ragazze, prima di lasciarvi l'applicazione volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così avrete la notifica di quando io farò i prossimi video e sarete i primi a vedere i miei video, se siete interessati ovviamente. Attivate la campanella, vi mando un bacio, ma prima di incominciare, sigla! Eccoci qua, prima di iniziare ad applicare gli ombretti Becca, vado ad applicare il Primer Potion di Urban Decay, che è leggermente appiccicaticcio, di modo che, siccome che sono tutti ombretti comunque shimmer glitterati, aiuterà a tenere di più l'ombretto aggrappato all'occhio. Allora, io di questa palette di Becca, di prodotti Becca, sinceramente di youtubers italiane ho visto solo una che ne parlava, che è Giulia Cova, che la saluto, anche se non penso che guarderà il mio canale così piccolo per adesso. Ciao Giulia, ti mando un bacio, mi piace un casino come recensisce i prodotti. E niente ragazzi, questa palette non ha assolutamente un ombretto matte, ma appunto come vi dicevo sono tutti shimmer glitterati, quindi noi cosa facciamo? Andiamo a prendere da un'altra palette un ombretto marrone matte per andare a fare la nostra piega dell'occhio. Prendo un pennello da sfumatura al 217 di MAC e vado a prendere questo colore marroncino mischiato a questo colore per fare la piega dell'occhio, perché non lo voglio né troppo scuro né troppo chiaro, batto l'eccesso e vado a fare la piega dell'occhio. Questa palette di Make Up Revolution è veramente molto molto pigmentata e molto bella, dei colori bellissimi. È il dupe della palette di Huda Beauty, la Rose Gold, è veramente uno spettacolo come palette. Porto un po' verso l'alto, ecco fatto ragazzi, vado a ripassare un attimo questa che sembra un po' meno intensa, vado a stare un po' più intensa nell'angolo interno dell'occhio per dare più intensificazione al colore, visto che comunque non avremo un colore matte nella palette.
Ecco, ho finito di applicare. Ciao! Ho finito di applicare il colore per la transizione dell'occhio. Cosa faccio? Questi sono i miei colori della palette. Vado a prendere il colore questo che si chiama Hot Cocoa. Questo. Vado a prenderlo con un pennello piatto. È un marrone tendente al rosso, un po' rossiccio con dentro appunto il micro glitter. Vado a battere l'eccesso e vado ad applicarlo nell'esterno occhio. È un po' interno occhio. Il mio punto luce lo andrò a fare al centro dell'occhio, quindi andrò proprio fino all'angolo interno dell'occhio, lo porto un po' nella piega, così vado a intensificare un po' l'angolo esterno dell'occhio. Vedete? Per avere un colore un po' più intenso. Questa è giusto una prova per farvi vedere come sono i colori. E alla fine appunto dell'applicazione ve ne parlerò meglio. Vado a prendere il pennello da sfumatura e porto tutto insieme. Io vi faccio vedere solo, non faremo un trucco completo con eyeliner e tutto il resto, ma questo è solo per farvi vedere appunto la palette becca. Poi andrò a prendere questo rosa chiaro, prenderò il dito perché essendo chiaro, essendo così chiaro, si nota molto di più prendendolo con il dito che con il pennello e lo andrò a picchiettare sulla palpebra per dare luminosità. Lo applico solo sulla palpebra centrale, al centro della palpebra, scusate. Ecco fatto. Questo è un trucco molto veloce, è un trucco, come si dice, portabilissimo, non fate caso alle mie occhiaie. Oggi ho le occhiaie pure io, non fate, ci manca il mascara, una bella righetta di eyeliner magari. Però è giusto per parlarvi di questa palette e di spiegarvi com'è, visto che comunque appunto, come vi ripeto, ho sentito poche persone, pochi youtubers italiane parlare di questa palette. Allora è una palette molto molto bella, ha dei colori molto brillanti, non sono punti luce più che altro, più che proprio i veri ombretti. Quindi vedete, io ho fatto una piega dell'occhio con un'altra palette e poi sono andata a ricreare un po' di luce con questa palette. Quindi non è una palette da dire mi porto dietro solo questa palette, perché comunque ho tutti i colori che mi servono, ma questa è solo per ricreare punti luce. Cosa dire, è molto pigmentata, è molto scrivente, i colori sono belli luminosi e comunque anche se non ha dentro colori matte è veramente bella, è veramente bella, è veramente scrivente, a me piace veramente un sacco. E niente, cosa dire, dentro, ecco una cosa che volevo dirvi, dentro all'interno di questa palette c'è anche il color opal. Se voi, non so se voi avete già sentito parlare appunto di Becca, ma Opal è l'illuminante più famoso di Becca e qui dentro c'è in forma ombretto. Io l'ho guardato insieme alla palette viso che c'è dentro appunto Opal illuminante viso ed è simile a quello occhi. Quindi se non volete comprare la palette viso, comprate questa e comunque c'è dentro Opal che è il
l'illuminante più famoso appunto di Becca. Dentro ci sono appunto questi colori shimmer molto molto brillanti e si possono appunto, come vi dicevo, utilizzare come anche illuminanti per il viso, tipo appunto Opal, che è questo. Vi faccio lo swatch e ve lo faccio vedere sulla mano. Guardate se non si può usare come illuminante viso. Questo è Opal. Poi c'è anche qua, aspettate, Rose Quartz. No, Rose Quartz no, aspettate, scusate, Topaz. Questo si può usare come illuminante. Sì, beh, non è che tutti si possono usare come illuminanti, perché gli altri sono magari un po' più scuri. Guardate, vedete come sono illuminanti. Quindi si possono usare ombretti, perché comunque è nata come palette ombretti, e in più come illuminanti viso se non avete illuminanti Becca. Gli illuminanti Becca sono molto famosi, appunto il più famoso è Opal, e che ritrovate anche in questa palette. Niente ragazzi, cosa dire, spero che la mia recensione, il mio video vi sia piaciuto. Vi lascerò nell'info box il prezzo della palette per intero, perché io l'ho pagato col 30 più da Sephora, col 30% in meno, in più gli hanno aggiunto anche il 15%, quindi l'ho pagata col 45% in meno del prezzo originale. Vi lascerò giù sotto nell'info box appunto il prezzo. E niente ragazze, vi mando un bacio. Spero che questo video vi possa essere stato utile, vi sia piaciuto per appunto la, per quanto riguarda questa marca poco nominata qua su YouTube. Vi mando un bacio, ciao!